Starfleet to Scout Ship, please give your position. Over. I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over. May this be Earth. Over. Positive. It is known to have some form of intelligent species. Over. <laughs> Continua un po' il percorso, e poi arriveremo poi a parlare di, di altri massimi sistemi. Ma tu conosci Eugenio Ciraugusa e cambia la tua vita? Quindi. 100%. Io incontro Eugenio. Per me quegli anni sono una furia emozionale e spirituale, cioè sono, divento. Una carta assorbente di questa conoscenza che io cercavo perché mi ponevo delle domande come tutti, credo, credo la maggior parte: la vita, la morte, il senso della vita. Io me lo dicevo, cioè, ma io cavolo, cioè, io penso, creo, amo, soffro, perché devo morire? Cioè, non, è una cosa ingiusta. Perché deve finire? Perché devo finire e poi aspettare, come dice il cattolicesimo, chissà quando, che riemergo dalla tomba, che è una roba pure un po' brutta e Poi mi dicevo, ma non è che i miracoli di cui parla il Nuovo Testamento, la Bibbia, magari sono, è una scienza di un altro posto che non so dove e che noi chiamiamo miracolo solo perché non la comprendiamo, quindi mi ponevo queste domande. Quindi cercavo, infatti, mi compravo le riviste di scienza, mi leggevo i libri di, anche di Einstein per dire comunque ha scritto cose spirituali belle, cioè cercavo un po' di capire questa vita, cos'era, e in, que, in questi testi. In questi libri ci trovo tutte le risposte e anche risposte a domande che in quel momento io non ero in grado di, farti, di farmi e scopro che il leggere il pensiero di esseri molto più evoluti di noi spiritualmente alimenta il cervello che crea nuove sinapsi, quindi all'inizio capisci poco però non ti devi fermare su una riga e cervellarti, devi leggere a brodo, perché leggendo il cervello fa il suo lavoro automatico, crea nuove sinapsi fino a che non apprende a digerire una conoscenza e una visione della vita che viene da mondi molto più evoluti. E quindi tanti di questi libri li ho letti 5, 6, 7 volte, perché in questo testo, se, se, questo testo da solo può proiettare l'umanità avanti di mille anni, solo questo libro. Poi ci sono questi red che ti ho Però portato. Sono, non tu mi hai portato. Eh, cosa sono quelli? Allora, assi? ci fu un gruppo eh, a Berlino che si chiamava Circolo Medianico della Pace tra gli anni 50 e 60, dove c'era un medium che si chiamava, credo, Victor Speer. E poi c'erano due figli e altri. E praticamente nella catena medianica a un certo punto inizia a manifestarsi questo signore, Astar Sheran, che non è un nome. È un attributo, è un titolo che vuol dire capo santo nel, nel linguaggio universale che si chiama Solex Mal. Il capo santo è Michele, Mikael, nessuno come Dio. Quindi a questo gruppo si manifesta il capo delle milizie celesti, il capo dei sette arcangeli solari che sono Michele, Raffaele, Gabriele, Uriele, bla bla bla, e incominciano a dare messaggi a questo gruppo. Che sono disquisizioni dal loro punto di vista, in una forma anche molto semplice, sullo stato del mondo, cioè la loro visione, il perché della loro visita. Ed è un gruppo che Eugenio consigliava di leggere questi messaggi perché sono molto belli e io li propongo gratis alle persone che mi scoprono, eh, in forma digitale, pdf. Poi li abbiamo creati anche in, in carta fisici perché tanti non gli piace la forma digitale. Ma sono, sono un tot, mi leggi i titoli? Allora, il primo è Veritas Vincit, il secondo da stella a stella. Poi uscirono tanti anni fa, ma ormai sono quasi introvabili. Eh, io li ho cercati su internet e poi con i ragazzi li abbiamo ristampati praticamente. Chi avesse il PDF spende di più in copisteria a farli fare piuttosto che con questa bella edizione abbastanza carina, eh, cioè, praticamente ci recuperiamo solo il costo di stampa e ci serve per divulgare questa conoscenza. E quindi io li consiglio perché prima di arrivare ai messaggi di Eugenio, che sono diciamo conoscenza condensata, ad esempio nelle mie conferenze o seminari, eh, io un messaggio devo spiegarlo riga per riga. E invece questi diciamo tabitano a una certa logica, a certi concetti, capire meglio i Vangeli. Quindi te li ho portati, Red se mai ci avrai voglia e tempo. Eh, sono stati la mia base di formazione, quella che poi mi ha permesso di capire il mondo di questi esseri che ci visitano e tentare un approccio diretto. Ecco, veniamo al resto. Allora ci conosci Genesi Ragusa? Sì. Smetti di fare il ferrovino. Non subito. E quindi c'è una prima fase dove io mi divoro tutto ciò che riuscivo a recuperare su, sui messaggi di Eugenio, sulle cose dette da lui, quindi c'erano magari gruppi di persone anche della Sardegna che erano andati da lui magari con un registratore a cassette registravano l'incontro poi veniva sbobinato ribattuto a macchina si, face si ciclostilava e si facevano questi opuscoli molto caserecci che venivano distribuiti quindi eh, la prima fase che durerà almeno tre anni eh, mi divoravo di tutto poi attenzione siccome comunque la mia parte razionale scettica non è facile da domare Comunque io leggevo i messaggi e mi andavo a cercare poi nelle riviste o nei libri di scienza se esisteva un qualcosa che poteva avallare che Eugenio non diceva corbellerie e alla fine mi convinco che non solo Eugenio diceva cose vere ma che erano anche sul lato scientifico molto più avanzate. Ad esempio Eugenio negli anni 70 credo scrive un messaggio che gli detta questo scienziato extraterrestre che sulla Luna c'era acqua, cosa che poi abbiamo scoperto solo di recente e, e tante altre cose. Che ho visto manifestarsi quindi studio tutte queste cose e... e succede che nel settembre del 1989 questo famoso Giorgio Bongiovanni che Eugenio mi disse che dovevo incontrare prima di andare da lui inizia a avere delle apparizioni della Madonna prima nelle marche e poi la Madonna gli dice di andare a Fatima perché lì gli avrebbe dato un segno che tutto il mondo avrebbe visto. Siccome con Giorgio facciamo subito amicizia dal primo incontro, quindi ci si sentiva, magari all'epoca lui faceva anche delle conferenze perché era il discepolo prediletto Giorgio di Eugenio, quindi io magari andavo a Roma piuttosto che a Milano perché poi l'avevamo invitato anche a Cagliari per ascoltarlo. Quindi c'era una interazione personale fino a che lui mi chiama e dice «Pierre, guarda, ho...» oh, ho avuto delle visioni della Madonna, non sono pazzo, Giorgio la Madonna. Sei sicuro? Sì, sì, Pier la Madonna. Che sai, nel, nel mio mondo di allora, fatto di ufo extraterrestri, un attimo. No? Mm -hmm. Per quanto già nei messaggi Eugenio spiegava tante cose, però eh, la vedevo sempre un, un qualcosa di così lontano. Se il mondo divino rimaneva un mondo irraggiungibile e quando lui viene chiamato a Fatima e ritorna con le stimmate nelle mani, è stato uno shock. È stata l'irruzione nella mia vita personale del mondo divino, che poi mi ha dato altri segni, perché se sono mondi reali, la legge dice, chiedi ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto, quindi ad un giusto sforzo corrisponde anche una giusta acquisizione di esperienze, quindi Attraverso l'esperienza di Giorgio, la maturazione che mi ha dato questa irruzione del divino nella mia vita, mi ha permesso poi di avere anche le mie particolari esperienze, diciamo così, mistiche, cioè di quei mondi lì. Quindi le stimmate irrompono in maniera ehm, traumatica e a un certo punto io mi dico, c'è cioè un fatto così eclatante, così clamoroso che un amico mio riceva le stimmate e venga contattato dall'entità divina che io questa esperienza la devo vivere da vicino, non posso stare a vederla da lontano e quindi chiedo il trasferimento alle Ferrovie dello Stato e nel, dopo quattro anni mi trasferiscono al compartimento di Ancona nel frattempo avevo continuato a studiare, continuavo a mantenere la relazione quasi quotidiana con Eugenio e quindi quando mi trasferiscono inizio a viaggiare con Giorgio per il mondo. Quindi dal mondo diciamo nazionale, italiano, beh, poi ogni tanto Eugenio diceva ah, vai lì, fammi questo", mi mandava, che ne so, a Milano, a Varese, piuttosto che eh. Ma a proposito di Eugenio Siracusa, eh, Battiato lo conosceva, eh. c'è chi dice che e ti vengo a cercare, c'è una sì. canzone che lui ha scritto per Eugenio Siracusa. Dedicato a Eugenio, sì. Sì, sì, questo lo so anch'io. Ah quindi quando lui dice ti vengo a cercare, ho bisogno di te, eccetera, è... Perché Eugenio era una fonte di conoscenza inesauribile, straordinaria, all'epoca era una vera potenza spirituale, cioè era gigantesco. Io quando andavo a Nicolosi Red, era come andare allo spazioporto. Star, star, per me Nicolosi era Star Trek. Quando andavo ad Eugenio, lui era il, il, proprio il contattista, cioè lui era il mondo extraterrestre messo nel, nel mondo umano. Okay. Quindi. Allora lui viene, viene scelto per dare dei messaggi, alcuni li ha scritti in questo libro che mi hai fatto sì. vedere prima. Credo siano più di 3000 messaggi che lui abbia scritto in circa 40 anni di opera. Quindi è un corpus di conoscenze nuove. Inizia, inizia il primo messaggio dall'umanità del 62, credo. Allora, credo. il primo incontro fisico è del 62, ma lui ha la prima esperienza nel 51, 25 di marzo, dove lui ha questo avvistamento e di fatto accade quello che è accaduto a Gesù. Cioè, in lui prende corpo un'entità superiore che in realtà è quella che ha parlato per tutta la. La vita operativa di un Quindi in pratica c'è chi dice che noi siamo anche abdotti, cioè un, un alieno entra in noi. Quella non è l'abdation, la il rapimento. Quando un'entità un superiore, che non è un alieno qualsiasi, cioè sono entità angeliche, sceglie un essere umano per compiere attraverso di lui la sua missione, la, si chiama personificazione. Quindi, tu pensi che Eugenio abbia avuto una personificazione? Al 100%, assolutamente. Eh, pensi che Pier Giorgio Caria abbia avuto una personificazione? Ma sai, non mi piace. Non ridere eh, su ti eh, baffi. Pensi eh, che, eh. che Pier Giorgio Caria abbia avuto una personificazione? Diciamo che ho l'aiuto di questa entità. Bene, andiamo avanti. Allora, tu quindi mi trasferisco nelle marche e incomincio a, a girare per il mondo e ad accumulare una preziosissima esperienza, Red incomincio a conoscere grandi ricercatori registi, giornalisti quindi diciamo faccio il praticantato li ho conosciuti tutti Wendell Stevens, John Mack tutti cioè tutti i grandi ricercatori americani che sono quasi tutti morti ormai Stanton Friedman che ho pure intervistato e tu come spugna assorbi tutto Tutta questa conoscenza, e a un certo punto questo accade dopo le l'estimate di Giorgio, a un certo punto Eugenio spiegava sta roba che era scritta anche nei messaggi: diceva che questi esseri cercano collaboratori umani perché loro per le loro leggi universali di contatto per adesso non possono atterrare, cioè non possono imporre con l'evidenza della loro superiorità tecnico-scientifica, non possono imporre la loro presenza. Perché ci deve essere una preparazione della coscienza dell'uomo. La dice... sono io che ti faccio l'onda. Ok, loro non possono atterrare, sì. ma noi possiamo andare in altri pianeti perché? Perché c'è chi dice che non siamo mai stati sulla Luna. No, ci siamo stati sulla Luna assolutamente. Tu dici? 100%. Beh, le prove dell'allunaggio sono confutate in maniera incredibile. Cioè, quello che ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato, non esiste. Sì, posso spiegarlo, ma sulla Luna ci siamo stati. Al 100% ci siamo stati, lo confermano pure gli extraterrestri, sono accaduti dei fatti che, vedi, Red, il potere ha in mano tutto, ha in mano l'informazione che noi chiamiamo disinformazione, ma diciamo ha in mano l'informazione, quindi i mass media, ma anche la disinformazione è pilotata occultamente. Perché chi ha in mano il potere non può gestire solo chi è a favore deve gestire anche chi è contrario e quindi loro osservano la società e chi rompe troppo le palle fanno in modo di emarginarlo e di fatto per quanto possa parlare non ha peso. Chi invece porta avanti un discorso a loro congeniale apparentemente contrario lo fanno andare avanti, gli creano... Gli spazi per esprimersi, gli fanno avere determinati incontri, con personaggi che gli dicono certe Però, cose. Scientificamente si dice che noi non possiamo andare oltre la, 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 la cosa di Van Halen. Ma è una sciocchezza, certo, se attraversi, se attraversi nella zona equatoriale, sì. Ma poi, se tu, vai, se tu vedi le due fasce, che non sono il campo magnetico, perché le fasce di Van Halen sono una cosa, il campo magnetico terrestre okay, ma è un Tecnicamente, se noi nel 69 siamo andati sulla Luna, adesso dovremmo fare viaggi, andiamo su Marte a prenderci un no, caffè? No, è semplicemente accaduto un fatto, un fatto ovvio, Red. Allora, se è vera la visita extraterrestre, okay. se è vera la legge del karma. Se è vero che Gesù Cristo è un essere che ha potere assoluto, addirittura risuscita i morti, che non è tanto ridare vita a un corpo, quando Gesù risuscita Lazzaro deve andare nel mondo dell'aldilà, in mezzo a tutti, dice: Oh Lazzaro, vieni qui! Deve chiamare quello spirito e rimetterlo in quel corpo. Deve ricostruire la sua anima. C'è cioè, un casino, cioè è un fatto scientifico grandioso risuscitare un morto. Quindi se esiste tutta sta gente, ma ti pare che Dio la lascia in mano poi a, 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 a quattro lucertoloni che ti vanno a far casino in giro? Ma è una sciocchezza. E se esistessero anche gli alieni negativi, ma non saranno anche loro vittime dei loro carmi come lo siamo noi? Certo. Quindi che è accaduto sulla Luna, Red? Che sulla Luna gli astronauti si sono portati persino ai lanciagranati, questi sono matti il lancia granate e poi nella, con l'Apollo 13 avevano a bordo una testata atomica per fare un esperimento sulla luna. La luna, l'atmosfera della luna... È Ma l'Apollo qua... 13 è esploso. L'Apollo 13 gli hanno, è stato sabotato dagli extraterrestri perché non potevano permettere a, a noi di fare quella follia, ci sarebbe caduta la luna sulla Terra. Pensa che fecero gli, un esperimento gli americani. Credo tu abbia visto i filmati dell'allunaggio, lunaggio, della partenza, giusto? Ti ricordi che il LEM metà rimaneva lì e l'altra metà saliva, poi si riagganciava alla navicella che rimane in orbita e poi gli astronauti rientravano nel modulo orbitale, il LEM veniva sganciato e poi rientravano a terra. Una volta si sono sollevati, quella parte lì l'hanno lasciata cadere da una certa altezza, considera che la gravità della Luna è un sesto di quella terrestre tutta la luna un terremoto di un quarto d'ora poi ci tiravano il Saturno 5 che è la parte più grossa del serbatoio glielo tiravano addosso alla luna terremoti di tre ore alla fine volevano fare gli esperimenti nucleari ma la luna è un corpo in libera sospensione nello spazio non ha un chilo a centimetro quadro di atmosfera come abbiamo noi certo ho capito allora, quindi gli extraterrestri che hanno un botto di installazioni sulla Luna gli hanno detto qui non ci venite più a casa perché voi siete dei criminali, quindi qualsiasi missione umana che voi fate nello spazio ve la impediremo e quindi siamo sotto embargo extraterrestre. Allora, per... Cosa, che cavolo si doveva inventare il potere? Perché nel tempo la gente dice ma perché non andiamo più sulla Luna? Esatto. Allora hanno inventato il complotto, hanno tirato l'esca velenata che qualcuno si è mangiato, eh, ma non è così, noi sulla Luna ci siamo andati. Ad esempio, perché tutti gli astronauti, quando tu li vedi uscire dalla navicella recuperata nell'oceano, sono tutti felici? Perché hanno visto una cosa grandiosa. Vedili dopo i giorni di quarantena, tutti tristi, perché sono stati sottoposti a un pesante lavaggio del cervello e a minacce reiterate che non dovevano dire quello che avevano visto sulla Luna, cioè dei loro contatti o visioni, diciamo, con gli extraterrestri. Perché sulla Luna è pieno di roba. Ma tu hai detto che... La Luna non è grigia, red, la Luna è a colori come la Terra, il suolo lunare è marrone come e il nostro. Ma perché non lo vediamo grigio? perché è talmente pieno di roba extraterrestre che hanno dovuto togliere i colori. Ah, gli extraterrestri? No, la NASA. Ah, la NASA. Guarda le foto delle missioni cinesi, che il suolo è marrone. D'altronde, se, se la Luna è fatta di magnesio, manganese, ferro, calcio, eccetera, eccetera, perché deve essere tutta grigia? Non, certo. non, non, ha, senso non no. ha un senso scientifico. Se non sbaglio, l'Apollo 13 è esploso. L'Apollo 13 sono esplosi i serbatoi dell'ossigeno e quindi sono potuti rientrare usando l'ossigeno di scorta dell'EM e non andando sulla Luna. Quindi sono andati lì, hanno fatto le orbite e sono partiti. Quindi allora tu mi stai dicendo che gli extraterrestri hanno impedito agli umani di andare sulla Luna? Ci sono e... i titoli dei giornali dell'epoca: erano sempre scortati i moduli spaziali terrestri. Okay. Addirittura ci sono messaggi che Eugenio scrive. Prima che andassero sulla Luna, dove gli extraterrestri messaggi che poi Eugenio mandava alla NASA, mandava al governo americano: state attenti a quello che vi prefiggete di sperimentare sul satellite Luna. Quindi già gli extraterrestri sapevano che volevano fare certe cavolate. Ok, andiamo avanti. Ma allora io, che distinto ho detto che gli extraterrestri stanno tentando di impedire scoppi nucleari nella guerra russa-ucraina, avevo ragione. Io sì. non l'ho detto su basi, io distinto ho distinto l'ho detto. Sì. Il primo messaggio che riceve Eugenio nel 62, quando ha il primo incontro fisico dopo dieci anni di, di diciamo, relazione con gli extraterrestri, è stato proprio sul nucleare. Di fatto, l'attività extraterrestre sul nostro pianeta, questo l'hanno capito tutti, anche perché l'hanno detto anche tutti i contattisti. Addirittura, ad esempio, io sto preparando adesso un seminario che farò a Firenze domenica. E ho trovato nei documenti desecretati grazie a un ex pilota militare francese di nome Jean-Gabriel Gresley, ho trovato un memorandum che scrive Oppenheimer, che era il direttore del progetto Manhattan, un memorandum che scrive ad Einstein perché tutti e due, Einstein e Oppenheimer, avevano avuto accesso alle nevecelle recuperate. E il governo americano, oggi abbiamo i documenti desegretati. il primo UFO l'ha recuperato addirittura nel 1941, poi nel 1942 ne recupera un altro, poi ne recupera altri nel 1947 e da lì è stata messa in piedi tutta quella grande, ben orchestrata attività che si chiama congiura del silenzio o cover up. E quindi è tutto manipolato e inquinato perché... Dopo il primo sconcerto iniziale, che non sapevano bene cosa fare gli americani, il governo della guerra decide che bisognava usare questi ritrovamenti solo per le armi e per la superiorità strategica degli Stati Uniti d'America, bisognava tenere queste preziosissime informazioni e manufatti extraterrestri ben segretati perché ovviamente non ne dovevano sapere né i russi né i cinesi né nessun altro. E si crea tutta questa campagna perché Red è ovvio: se in un mondo basato sull'economia e sulla competizione, un oggetto solo di 50 anni, 100 anni, tecnologicamente più, più avanzato, ti dà un vantaggio strategico, militare, commerciale, scientifico incredibile ed è quello che è accaduto. Perché? Dopo secoli e secoli che da Lavoisier 1700 arriviamo ai cavalli a vapore del 1800, dopo la seconda guerra mondiale succede un delirio. E oggi abbiamo un oggetto che è così comune, ma talmente avanzato, che non è stato previsto manco da quelli che hanno scritto la fantascienza, il cellulare. Nei film di fantascienza non c'è il cellulare, un oggetto che telefoni... Ti, ti segue il battito cardiaco, la pressione, eh, no. riprende, fotografa, cioè, fa di tutto. Ha sostituito tutto, ha... tutto il, che, le mappe, tutto. Quindi perché? Perché nei ritrovamenti eh, di materiali extraterrestri c'era già tutto, compreso il laser. Il laser loro trovano, su una delle astronavi trovano questa specie di penna e non capiscono che cos'è. E ci giochicchiano. A un certo punto, mentre ci provavano, c'era uno che fumava e il raggio laser attraversa il fumo e diventa visibile. Da lì capiscono e dopo sono riusciti a replicarlo. Quindi oggi la civiltà moderna, a parte diciamo, la scoperta straordinaria di Tesla in relazione alla, alla corrente alternata trifase, ma tantissima tecnologia usata da noi viene da retroingegnerizzazione di materiale extraterrestre. Senti ma Junker, che tutti lo sanno è numero. Sì, quella ancora, frase che dice. Che la frase che dice che lui dice che hanno contatti con i. i, i, i dirigenti di altri pianeti. E usa la parola pianeti. Guarda, gli extraterrestri hanno, hanno incontrato un sacco di gente del mondo del potere, hanno incontrato Eisenhower, hanno, ancora prima di Eisenhower che nel febbraio del 54 c'è stato un incontro importante nella base Edwards nel 52 dove c'era un parente di Truman, c'era un esponente religioso, c'era un importante giornalista dell'epoca e ovviamente i tecnici militari. Cinque dischi volanti atterrarono e diedero prova delle loro capacità di materializzazione e smaterializzazione. E dislocazione, quindi teletrasporto, che ne uscirono scioccati, poi incontri li ha avuti Kenyon, incontri li ha avuti Khrushchev. Ma io ho, ho, ho l'intervista a un diplomatico, diplomatico ec no, ecuadoriano che lavorava all'ambasciata dell'Ecuador in Perù. e un, un giorno si presenta sto giovane alto, bello, distinto, ben. Eh? E dice, buongiorno, vorrei parlare con l'ambasciatore. Sono il comandante di una flotta di astronavi extraterrestri. E la, la, la povera impiegata dice: Ops, <ride> va dall'ambasciatore. Dice, Scusi, ambasciatore, c'è un tizio che dice di essere il comandante di una flotta di astronavi. <ride> L'ambasciatore uh, sgrana gli occhi dice: Io non lo voglio vedere. E chiama questo signore che lavorava lì all'ambasciata, che si chiama Alberto Avila Maciuca. Dice Alberto, vieni qui, vai tu a parlare con questo signore. E praticamente lui riceve questo giovane che si presenta come il comandante Banjou <coughs> e cominciano a parlare. E ovviamente Maciuca pensa che questo è un pazzo. E dice, senti, ma tu mi puoi dare prova che veramente sia un comandante extraterrestre? Dice, come no, venga con me. E dice, lui aveva un dispositivo e, e poi un altro al collo, che era una specie di cubo, con un cubo, diciamo, un parallelepipedo. <coughs> dice, esce fuori, pigia sto dispositivo e di colpo, eh, cioè nel cielo che non c'era nulla, come piggia il dispositivo c'era l'astronave sopra l'ambasciata. E gli dice Banjou a Alberto: Gli dice, Vede, dice, sono scortato. Quindi non pensate di farmi qualcosa di strano. Poi, quando entrano dentro, prende questo oggetto e gli dice: Vedi, che siamo sotto controllo. E praticamente eh, questo parallelepip aveva ogni faccia un monitor. Quindi, in un monitor, Maciuca vede se stesso e Banjou, in un altro monitor c'era la sala dell'astronave. E dice: Ci sono stati. Lui non ha mai parlato di questo discorso, però eh, il mio amico ricercatore Jaime Rodriguez, che è il più importante ricercatore equatoriano, eh, riesce alla fine, quando è andato in pensione, a fargli l'intervista e lui accetta. Di, di. Ma perché era andato da loro? Era andato da loro a dargli un documento perché il Perù stava preparando un'invasione dell'Equador. E gli dice: guardi, Guardate, i peruviani vi vogliono attaccare. E fate qualcosa a livello diplomatico per impedire questa guerra che noi non approviamo infatti poi la guerra non c'è stata ecco ma cosa succede? succede? quindi questo per dire cosa che, Red? che, che loro, comuni che loro comunicati... hanno comunicato con tutti certo. compreso Papa Giovanni XXIII Pio XII sapeva eh, ma... il allora, potere ha sempre detto no allora la storia ci dice che la guerra nucleare che ci doveva essere tra Stati Uniti, Cuba e di conseguenza Russia, Kennedy improvvisamente decide di non fare. Secondo te gli hanno detto non fa. sono stati loro a dire a Kennedy. Allora, la cosa da quello che mi raccontò Eugenio, nasce. Allora, premetto, io ho conosciuto di persona l'amico intimo di Giorgio Adamski, Lord Desmond Leslie, l'ho incontrato in Italia. Giorgio quando... Adamski. Giorgio Adamski è il più grande contattista a livello mondiale, cioè quello più conosciuto. Eh. Lui ha il primo contatto nel Desert Center in Arizona nel 1952 con questo essere che si presenta col nome di Orton. E ad Adamski vengono dati incarichi di dialogare per conto loro col governo americano. E Adamski organizzò l'incontro del 1952, fu lui il tramite. Perché gli extraterrestri gli disse: Porta questo messaggio al presidente, noi vogliamo dare una dimostrazione delle nostre capacità. 52. Già dal 1941 gli americani avevano l'astronave, poi la recuperano nel 1942, poi recuperano quelle nella zona di Roswell, quindi già ne avevano varie. E quindi Adamski è stato il più grande contattista. Ci sono tre libri suoi molto belli, che sono editi in Italia già da tanti anni: George Adamski. Senti, ma. Domanda banale, terra a terra, visto che parliamo di alieni. Ma perché? Cioè, lo so che è brutto dire che ci aspettiamo che ci vengano ad aiutarci perché siamo noi che dobbiamo aiutare noi stessi. lo fanno da oltre 70 anni. Ma lo fanno da oltre 70 anni. Da oltre 70 anni loro ci stanno impedendo. Il fatto che nella guerra fredda non ci siano stati tiri nucleari non è perché non l'hanno fatto, è perché gliel'hanno impedito. Loro sono sempre intervenuti, ma oggi ci sono le testimonianze dei militari in pensione: c'è il, il, il tenente Jacobs, c'è Robert Salas, che io ho intervistato pochi anni fa, che era il comandante della base di Malmstrom. Che nel 67 viene totalmente disattivata: c'erano i missili Minuteman nucleari, tutti disattivati. E mi ha detto, Salas, era impossibile. Erano cablati con triplo cavo talmente schermato che poteva resistere anche a un'esplosione nucleare nelle vicinanze. Dice è arrivato sto UFO, si è parcheggiato sopra la base e li ha disattivati tutti. Addirittura le pesantissime porte che chiudono i silos, che si spostano sui binari, dice l'hanno proprio sollevata quella pesa tonnellate e l'hanno buttata di lato. Ce li hanno pure scoperchiati. Dice il, il piantone di guardia all'esterno, dice si è talmente spaventato quando ha visto l'astronave, che invece di correre dentro voleva scappare dalla base e si è rimpicato sulle recinzioni di filo spinato e dice si è tutto sbragato Il tenente Jacobs parla eh, di questo esperimento di lancio di un test nucleare nello spazio. È arrivato l'UFO e lo ha sabotato e il missile è caduto giù. Sono sempre intervenuti, cioè ci hanno sempre impedito di fare sperimentazioni nucleari nello spazio, dall'orbita fino a più avanti. Quindi tutti quelli che adesso hanno paura della guerra nucleare tra Russia e Ucraina non succederà? Quello che loro hanno spiegato, allora, la situazione è questa, Red. Loro sanno benissimo chi è Dio, quali sono i suoi piani, cioè hanno la scienza, diciamo così, dello spirito. Quindi per loro certi fatti sono fatti scientifici, non religiosi. E quindi nelle civiltà dove le leggi dell'etica dominano, per realizzazione personale, parlare con Dio è la cosa più normale, è banale. Ma questo ad esempio qui accadeva in Atlantide. In Atlantide, questo lo spiega Eugenio, nel Tempio c'era un altare dove l'essere luce appariva e insegnava al popolo. Scusa, Atlantide, dov'era? Nell'Atlantico. Ma ha, poi ha colonizzato... Quindi abbiamo l'Egitto, alcune cose sono arrivate fino anche alla Sardegna. Ok. Ma Atlan, eh, fra l'altro l'Egitto, ma è vero che i faraoni erano alieni? I faraoni, allora, non è che erano alieni, per quello che so io questi esseri insegnavano, cioè il rapporto all'epoca era palese, ma guarda che questa cosa, diciamo, diventa un po' più nascosta da Cristo in poi. Perché nella Bibbia gli angeli erano sempre lì a fare robe, vanno da Abramo, distruggono, non so... Quindi tu identifichi angeli con extraterrestri? No, dobbiamo capire. Allora, Scusa, la quando Cristo dice io ho legioni di angeli, perché dice anche questo sì, Cristo, sì. che potrei fare intervenire, sì. chi sono gli extraterrestri? Allora, questi sono gli esseri della quarta dimensione e delle terze dimensioni redente. La quarta dimensione è un'entità è un salto quantico dove lo spirito si incarna in un corpo che ha una densità materiale molto più rarefatta ad esempio i giganti di amicizia pesavano 30-40 kg eppure erano altri 3 metri e mezzo perché vengono da mondi più avanzati diciamo che lo spirito man mano che si evolve perde materia fino a, a tornare spirito puro i giganti di, di, di amicizia tu mi hai fatto vedere prendilo lì guarda quello è il, è il sì. primo tu, il caso amicizia io ho intervistato eh, Gaspare, De Lama. Gaspare De Lama del caso amicizia io non sapevo che l'hai sollevato tu quel caso amicizia l'hai allora, reso noto tu diciamo eh, meglio essere chiari se no qualcuno poi si offende Allora, nel, negli anni 2000 il capogruppo di amicizia che era il contattista Bruno Sammaciccia amico di Stefano Breccia chiama Breccia. Chi è Breccia Stefano Breccia è un professore adesso è passato a Miglior Vita che è stato anche credo un dirigente della Telecom quando si chiamava SIP è, un è credo uno dei primi professori di informatica italiani, un genio una persona con una capacità pazzesca. ho capito, un alieno, vai avanti come è chiamato quando entra un alieno in un corpo? personificazione è eh, eh, un personificato allora eh, praticamente Stefano Breccia era amico di Bruno Samacciccia però Breccia non faceva parte del gruppo Amicizia perché Breccia aveva un contatto personale con un essere di nome Sigis che era poi nel gruppo di contatto del caso Amicizia sì. c'era anche Sigis c'era Sigis, Dimpietro, Sigir, eh, Itao erano vari extraterrestri Romulus eh, eccetera e praticamente a un certo punto, cioè Breccia era contrario a divulgare questo caso, che è iniziato nel 56, poi finito nel 78, ma il contatto di Breccia con Sigis prosegue fino agli anni 90. Cosa succede? Che Samaciccia chiama Breccia e gli dice voglio raccontare la storia di amicizia, perché ormai era anziano, ammalato, dice prima che vado via, se no sto mistero muore con me. Perché il patto tra tutti era di mantenere il segreto. Cioè se ne parlava solo da amico a amico, diciamo così. E Breccia, qui c'è, sono le interviste, qui ci sono le interviste a Gaspare, a Stefano Breccia, a Paolo Di Girolamo, eh, che diciamo latere un po' superficialmente, ma si avvicinò al caso amicizia. Quindi ma gli perché a... si chiama caso amicizia? Fammi finire prima la, la, la cosa. Quindi, eh, devo spiegare il documentario. Quindi che succede? Che Sammaciccia insiste e dice no, io sta storia la devo raccontare. Allora, siccome eh, io non ce la faccio più a scrivere, dice vieni tu con un registratore. Io racconto amicizia, tu mi registri e poi ci fai un libro. E quindi nel 2007 esce Contattismi di massa di Stefano Breccia. Che racconta il caso Amicizia. Siccome nel caso Amicizia ci confluì anche il console Alberto Perego, di cui io già avevo studiato i libri, questo fatto mi fa capire perché Perego certe cose le gestiva in un modo per me strano. Ad esempio, pubblicava delle foto bellissime in bianco e nero nei suoi libri di UFO fotografati a Pescara, ma ci metteva solo il luogo e la data. Non, non ti spiegava in che circostanze, non ti spiegava eh, chi era stato. Infatti, diceva, dicevo, ma chi ci sarà a Pescara? Che... Ci sono tutte queste foto bellissime scattate lì. Comunque, qua dentro poi le vedi. E quindi, quando esce il libro di, di Breccia, Contattismi di Massa, ma è la trascrizione dei racconti di Bruno Samacciccia. Quindi, esce il libro per la Nexus Edizioni, ha un certo successo, però rimane un po' confinato. Io contatto, grazie a Roberto Pinotti, che è un caro amico, il dottor Pinotti. Gli dico Roberto fammi conoscere Stefano Breccia perché è amico tuo, stava nel CUN, Centro Fologico Nazionale. Quindi Roberto mi chiama, io conosco Breccia, conosco anche Gaspare e dico sentite ragazzi io all'epoca ancora collaboravo con Voyager e propongo alla RAI, gli propongo un, un documentario su questo straordinario caso. Vi fate intervistare e accettano sia Breccia, sia Gaspare e sia Di Girolamo. E quindi esce questo documentario sulla RAI, e ovviamente questo poi fa esplodere il caso perché va in televisione. Poi il documentario, Stefano, io gliene mandavo pacchetti proprio, e lui lo mandava in giro perché era molto felice del lavoro che avevamo fatto. E quindi da lì, grazie al libro, ma tanto grazie anche al mio documentario, il caso esplode e quindi incomincia Gaspare si dimostra essere il più disponibile di tutti, cominciano a intervistarlo e la cosa diciamo si spande a, ai livelli che, che conosci tu. E quindi questo è spiegato perché esiste questo documentario. Ma non mi hai detto perché si chiama Amicizia. Amicizia si chiama perché allora il caso Amicizia è un caso, è un, un test. esperimento. Un esperimento che gli extraterrestri hanno fatto in tanti posti del pianeta. Ad esempio, l'altro anno sono stato in Cile e ho conosciuto il protagonista del caso Amicizia cileno che si chiama Octavio Ortiz, che io pensavo che fosse chissà dove, invece, me lo ritrovo amico di un amico mio e viveva lì a Santiago del Cile, e quindi l'ho intervistato. Lato. Ma c'è una televisione dove c'è un Ortiz, non so, che fa dei, delle robe sugli extraterrestri, c'è un canale televisivo? No, lui la, no. Okay. lavora come guaritore in un sì. centro olistico, ah, okay. Octavio Ortiz. Eh, e quindi hanno fatto questi esperimenti in vari posti in vari per posti. vedere che cosa. Perché il caso Amicizia era un test per capire cosa accadeva nei terrestri ad un contatto molto ravvicinato. Interattivo con loro, quindi viaggiare nei dischi volanti, incontrarli, parlare con loro. <coughs> È finito male. Perché? È perché nel 78 il caso si chiude, perché le debolezze umane prendono il sopravvento, quindi litigavano, invidia, gelosia. e Gaspare de Lama mi dice che loro volevano amore, invece, non c'era più amore, c'era. Infatti, Gaspare, Gaspare rimane in amicizia solo 5 anni, dal 60 al 65, poi se ne va, si era stufato. <coughs> Il caso Amicizia invece è andato avanti fino al 78.